La vitamina D, il calcio e il ferro sono i micronutrienti per i quali si rileva una maggiore carenza negli atleti. Oggi parliamo della vitamina D. Bassi livelli di vitamina D possono portare ad una riduzione della forza muscolare e possono perciò essere causa di infortuni, soprattutto a livello muscolare per l'appunto. La vitamina D viene sintetizzata a partire dall'esposizione della pelle ai raggi del sole, che ne garantiscono il fabbisogno. E la vitamina D la troviamo in molti alimenti come il tuorlo d'uovo, il formaggio, il pesce e un abuso di alcol o un eccessivo consumo di farmaci può portare anch'esso ad una riduzione del suo assorbimento e della sua attivazione e o produzione. Facciamo attenzione però anche all'eccesso di vitamina D, perché è una vitamina che non va presa se non c'è l'effettiva necessità di assumerla, quindi se non c'è una carenza. Perché? Perché comunque può portare ad una sintomatologia simile a quella della sua carenza, ma può portare anche a danni un pochino più gravi, e fra gli atleti il danno più comune è quello dei dolori articolari, dato che è un problema appunto che riguarda moltissimo gli atleti. Cerchiamo dunque di esporci al sole quando è possibile e di consumare alimenti ricchi di vitamina D, che ricordo sono il tuorlo d'uovo, il pesce e il formaggio.